OMS di Siani Luigi, dal 1999 l'officina meccanica per ogni tipo di riparazione o intervento programmato. OMS di Siani Luigi, ci trovi a via Caliri 4B a Cava dei Tirreni. A Cava dei Tirreni le strade dissestate hanno causato un infortunio. Nella frazione di Santa Lucia, una bambina di 9 anni è caduta in una buca mentre attraversava via Michele Baldi. L'incidente ha causato un trauma alla caviglia che costringerà la bimba ad un ricovero forzato e a terapie per prevenire spiacevoli conseguenze. I residenti della zona hanno mostrato la loro indignazione poiché da tempo segnalano le condizioni precarie della strada in cui buche e rattoppi rendono pericoloso il percorso sia con autovetture che a piedi. Sulla questione abbiamo ascoltato il responsabile del Dipartimento Territorio Sicurezza del Movimento Politico La Fratellanza, Gennaro Vitale. Le strade queste qua periferiche, diciamo, non hanno la giusta manutenzione. Dopo che ci sono stati vari lavori per quanto riguarda il passaggio della fibra ottica, altri lavori che sono stati fatti sul mante stradale, la situazione è peggiorata perché ci sono degli avvallamenti. Non possiamo bypassare la cosa con un semplice cartello che avvisa del pericolo di una strada deformata, perché andiamolo a spiegare a un bambino di 13-14 anni oppure una persona anziana che non ha nemmeno la patente, quindi non conosce bene il codice della strada, quindi quel segnale non sa nemmeno l'idea di che cosa sia. I bambini giustamente sono ragazzini, vanno al campo sportivo, quindi fanno attività fisica nella zona e quindi la percorrono tutti i giorni, ed è capitato a sta bambina che percorrendo sta strada giustamente ha avuto questa distorsione alla caviglia che è abbastanza importante, però diciamo è stata controllata dai medici. Io ho parlato pure con l'assessore Germano Baldi, perché adesso lui ha la manutenzione alla viabilità, però il problema è sempre lo stesso: andiamo per le toppe con l'asfalto a freddo, ma non è quella la soluzione, perché deve essere presa proprio in considerazione la manutenzione per quanto riguarda un tappetino di usura, quindi di fare di nuovo il tappetino di asfalto nuovo dalla strada, che queste zone, diciamo, queste strade periferiche delle frazioni sono anni che non ricevono diciamo una manutenzione giusta e un tappetino di usura corretto. Il problema è, diciamo, che la manutenzione ordinaria sulle strade non viene effettuata, quindi diciamo queste strade arrivano a un punto critico che poi giustamente si va verso la manutenzione straordinaria che porta anche dei costi alti poi per la manutenzione. Dopo il sollecito da parte del movimento La Fratellanza, la speranza dei residenti e di tutti i cittadini è che vengano presi i dovuti provvedimenti.